Il premier Matteo Renzi la difesa dicendo: ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo. Ma cosa ne pensano gli aretini della legge approvata dallo Stato sulle unioni civili? È giusto che vengano riconosciute queste persone che purtroppo non sono, cioè il sesso non si può comandare, e quindi è giusto che vengano riconosciuti. Ci sono delle cose che non sono d'accordo, però... Ad esempio l'adozione? Adozione sicuramente no. Che cosa ne pensi? Non saprei che dire, mi dispiace. Ma coppie omosessuali si possono, insomma, unire civilmente in comune, che ne pensate? Della legge sulle unioni civili approvata. Non commenta? No. Sono favorevole. Perché? Perché secondo me è giusto che le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, abbiano la possibilità di condividere pienamente la vita, sia negli affetti sia nei diritti. Qualche sindaco si sta tirando indietro, non celebrerà questa unione? Non vedo, cioè c'è già l'obiezione nell'aborto, ora ci sarà anche l'obiezione nel matrimonio fra persone dello stesso sesso. Non è giusto, perché è una legge e va rispettata. È una cosa giusta, perché è anche giusto che i gay abbiano i loro diritti, e che è cristiano, è stato insegnato che la famiglia è sacra, è moglie e marito con figlioli, giustamente. Quindi siamo ancora un po' precari mentalmente a riuscire, come posso dire, ad entrare in un certo, in una certa situazione. Però il mondo si sta evolvendo, la realtà è quella, perché nasconderlo? Se una persona ama un altro uomo, è uomo lui, uomo l'altro, donna lei, donna l'altra, è un amore, una scelta di vita. Però i figli no, c'è da discutere. A me mi va bene. L'Italia, insomma, finalmente è al passo col resto dell'Europa, almeno per... Esatto, penso esatto, di sì. Esatto. Sono abbastanza favorevole, insomma, non ho niente in contrario. Ognuno è bene che faccia quello che si sente, insomma... È giusto così, penso, no? Vanno bene, sì, vanno avanti. Ciao! Quando un giorno...